momento dello Shema Israel, forse la preghiera ebraica più conosciuta, ha avuto inizio a Lavagna la seconda giornata per il dialogo cristiano-ebraico ospitata in diocesi. Giunta alla 31esima edizione dalla sua istituzione, l'iniziativa, nata per approfondire e sviluppare il dialogo fra cristiani ed ebrei, è stata organizzata per la prima volta lo scorso anno anche nella diocesi di Chiavari. Viene proposta il 17 gennaio, significativamente alla vigilia della settimana ecumenica, a sottolineare come l'ebraismo rappresenti una radice per ogni confessione cristiana. Quest'anno al centro della serata c'è stato il Cantico dei Cantici, commentato da Martin Ibarra, pastore delle chiese evangeliche di Chiavari e Rapallo, ed Elena Lea Bartolini De Angeli, di origine ebraica da parte materna, docente di giudaismo ed ermeneutica ebraica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e all'Università Cattolica, dove dirige la sezione ebraica del nuovo master su fonti e istituzioni dei tre monoteismi. La presentazione è stata seguita dalla lettura di alcuni brani del Cantico dei Cantici, che ha permesso di gustare nella bellezza. La serata è stata l'occasione per presentare alcuni aspetti del viaggio interreligioso a Gerusalemme che l'Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi sta organizzando a cavallo fra luglio e agosto. Scopriremo sia le bellezze di questa terra, sia il rapporto che ebrei, cristiani e musulmani hanno con i luoghi santi, scoprendo le diverse sfumature del rapporto di santità. Cercheremo poi di metterci in ascolto anche di coloro che vivono su questa terra, da parte di tutte e tre le tradizioni religiose, ascoltando le storie e le testimonianze di coloro che qui vivono e cercano di costruire la pace in un contesto storico-politico non facile. Il programma è soprattutto centrato su Gerusalemme, ma vedrà anche un momento a Betlemme e poi faremo una visita anche al villaggio di Neve Shalom, la cittadina dove esiste una scuola di educazione alla pace ormai da molti decenni, e andremo anche al centro Peres per la pace. Quindi sarà un viaggio proprio all'insegna del dialogo e dell'accoglienza reciproca.